Buon mercoledì 29 aprile. Prima di tutto ringrazio Luigi e Angelo che hanno scritto completando la riflessione di ieri, aggiungendo altri elementi che ci aiutano in questo percorso collettivo, in punti diversi del nostro paese ma anche del mondo, di persone che cercano in qualche maniera di capire che cosa sta accadendo e come ci si può disporre per, se lo desideriamo naturalmente, vivere in maniera diversa, più ecologica, anzi più autenticamente ecologica. Quindi penso che la saggezza che è nel cuore di molti oggi possa fiorire e possa essere detta con coraggio, quindi non esitate a dire in questo momento, non facciamoci mettere in silenzio, non facciamoci attraverso distanziamento sociale, non facciamo che ci sia un arretramento rispetto a questa fantastica dimensione relazionale che la visione ecologica ci consegna relativamente al senso della vita. Oggi il Papa ha sottolineato l'importanza di camminare nella luce e non nelle tenebre e ha sottolineato un aspetto che credo riguardi tutti noi, quello di avere una tendenza di camminare nel grigio, cioè quello di pensare di essere nella luce ma in realtà di continuare a camminare nelle tenebre. E il grigio è il luogo del compromesso, è l'interpretazione dell'ecologia come una indistinta somma di posizioni distanti tra di loro, come luogo di convivenza della luce e della tenebra. Molto spesso l'ecologia viene interpretata in questo modo anche da parte di chi pensa di poter essere un po' il cultore di questa visione della vita, nel senso sono ecologico, quindi sono molto abile nel costruire, nell'intessere compromessi che mettano insieme tutte le cose, creando una dimensione cromatica che appunto è del grigio, che coincide molto spesso con una moderazione confusa con la sobrietà, con una moderazione confusa con la innaturale convivenza di luce e tenebre, con un assoggettamento in qualche maniera al pensiero dominante pensando di essere dei rivoluzionari. E questo ci riporta al secondo aspetto della riflessione di Papa Francesco oggi, quello del riconoscerci concretamente peccatori, non genericamente peccatori, perché questa genericità, astrazione dell'essere peccatori, richiamando magari famose frasi evangeliche, chi è senza peccato scagli la prima pietra, ma noi, persone razionali adulte, persone molto abili nel incartare i discorsi e non guardare mai alla concretezza, quando dichiariamo il nostro riconoscimento dell'essere peccatori lo facciamo in maniera molto spesso presuntuosa, e questo ha dei corrispettivi anche nelle altre dimensioni della vita, non solo quella religiosa, anche per chi non è religioso. E penso alle dicotomie che esistono, naturalmente se esiste la dicotomia peccatori e giusti, peccatori e santi, esiste anche la dicotomia sani malati, normali e devianti, puri e impuri, sobri e intossicati. E questa dimensione mi riporta ancora una volta al club fino alle sue origini, quando si indicò nella famiglia come il luogo di contraddizione, il luogo di comprensione del fenomeno dell'alcolismo, immaginando che quella famiglia in tutti i suoi membri fosse affetta da una malattia che era l'alcolismo e che non corrispondeva necessariamente col consumo di bevande alcoliche, ma rispetto al quale si chiedeva concretamente a ogni membro della famiglia e non solo all'alcolista di operare una scelta rispetto al proprio bere, di cercare
di sperimentare una condizione di astinenza, ma non per dare un buon esempio all'alcolista che magari riluttava a smettere di bere, ma per fare i conti con il proprio peccato. Chiaro che non è stato mai usato il termine peccato, e sono stati usati altri termini, le proprie responsabilità, le proprie colpe, le proprie mancanze, ma tutto questo possiamo anche tradurlo nel peccato, in senso interpretato in senso antropologico, cioè quello di essere soggetti che concorrono alla tenebra e che per uscire da quella condizione umana tenebrosa che oggi è incombente nella nostra vita quotidiana, abbiamo bisogno di operare una scelta concreta, pratica, e richiamando la condizione del CHEP, la prima scelta da fare è la regolarità della partecipazione a questa comunità che appartiene alla comunità locale. Quanto spesso abbiamo visto nei club una assenza dell'intera famiglia, nel senso che di tutti i membri della famiglia magari viene uno a rappresentare o l'interessato, come si usa dire, ma non è questo lo spirito del club, perché quando si manda avanti l'interessato o quando l'interessato stesso non ci viene e viene un rappresentante della famiglia in qualche maniera lamentando la propria condizione generata da quel peccatore dell'interessato e non si riconosce semplicemente che ognuno di noi ha una responsabilità. E guardate, preferisco usare il termine peccato perché ci porta radicalmente fuori da quelle condizioni medicalizzate, psichiatrizzate, che immaginano che ci siano normali e devianti, sani e malati, alcolisti e bevitori normali. E questa dimensione la dobbiamo però tradurre non in una generica e astratta riflessione sul quanto siamo buoni nel considerarci responsabili o peccatori, ma quanto concretamente riusciamo a tradurre questa consapevolezza in atti concreti, che significano appunto partecipare all'incontro di club mettendo tutta la nostra esistenza, mettendoci, come si usa dire, un'espressione che non mi piace, ma la uso lo stesso, mettendoci la faccia e cercando di cogliere in piccole cose della vita quotidiana l'elemento del peccato, che naturalmente non è una condizione, anche in questo caso, moralista, ma semplicemente peccare è ordinario, ma dobbiamo concretizzarlo, dirlo nella sua essenza, dirlo in quali gesti della vita quotidiana noi pecchiamo, senza timore, perché c'è un altro punto molto importante nel lavoro del club, nella sua proposta antropologica che dovrebbe segnare naturalmente anche i programmi dei club e anche la dimensione professionale e scientifica che è presente, che è intrinsecamente presente nella realtà del club, nel senso che se tra di noi ci sono persone che hanno competenze professionali e scientifiche, è un'occasione perfetta per diventare scienziati in prima persona, il che significa umilmente disporci di fronte al mistero della vita, riconoscendo le nostre mancanze, i nostri peccati appunto. Non è che perché uno ha competenze può impartire lezioni al prossimo, ma deve mettere a disposizione le proprie competenze per camminare nella luce, per uscire dalle tenebre e non per solcare la strada del grigio, che è francamente insopportabile. E il grigio lo si trova molto spesso nelle famiglie quando facendo il giro, così si dice, no? Quando si apre la conversazione e se la chiudono semplicemente passo tutto bene. No, è un'occasione straordinaria, settimanale. Un tempo si usava, di confessarsi una volta alla settimana, non si usa più in gran parte della popolazione. Era un atto simbolico e naturalmente questo atto simbolico è ben rappresentato anche
nella scansione settimanale delle psicoterapie e anche nella scansione settimanale del lavoro del CREVA, ma quando si va cercando di trovare un punto di meditazione nel quale io cerco quel gesto, quella parola, quell'atto compiuto da me e che metto a conoscenza tutti di aver fatto, di aver detto, di aver pensato, di essermi atteggiato con una certezza che in quel luogo né io posso giudicare né sarò giudicato, perché quel corrispettivo del peccato non è la punizione del colpevole o la psichiatrizzazione del deviante o la sua medicalizzazione. Il corrispettivo di quel peccato è vivere tutti in una dimensione di costruttivo perdono, cioè il riconoscere quel gesto. Papa Francesco richiama l'importanza di fare riferimento al bambino che esiste nella nostra storia, no? Non il bambino che è in noi, ma il bambino che esiste nella nostra storia, che è il luogo della concretezza, non il luogo dell'incartamento della, astrazione. La concretezza richiama proprio questa dimensione di richiesta di qualcosa di concreto che è appunto rinunciare al proprio bere come un qualcosa che mi riguarda direttamente, non perché possa rappresentare una esibizione di bontà o di correttezza da contrapporre a quella dell'alcolista. No, semplicemente, pur essendo stato informato, pur avendo consapevolezza, e se non ce l'ho, cerco in qualche maniera di approfondirla, io mi metto in discussione. È l'esempio quello dell'alcol, il più facile, anche se il più complesso da agire. Ma pensate quando si ha a che fare con una persona che vive una condizione crepuscolare della vita, una grave depressione. Allora, sono in grado io, giorno dopo giorno, di cogliere quanto quel clima depressivo ha comportato una mia incapacità di trasmettere una dimensione contagiante di gioia e di non essere stato capace di riconoscere in me stesso quanto vi sia di responsabilità nei confronti di quel clima, quanto io non sia stato capace o non abbia voluto, perché non ho taciuto, non ho saputo creare le condizioni luminose della gioia e quindi devo analizzare punto per punto i gesti concreti, gli atti, le parole che in qualche maniera mi hanno reso responsabile, peccatore, che ha contribuito a tutto questo. Lo so che non è un ragionamento facile da accettare nella concretezza della vita quotidiana, magari lo si può anche comprendere sul piano teorico e astratto. Ma per comprenderlo realmente dobbiamo realmente farci piccoli e fare in modo che la concretezza dei nostri gesti diventi il punto di riferimento, il luogo di correzione del nostro comportamento per poter camminare nella luce della vita.